Oggi impariamo le tecniche per documentare un'incisione, come per esempio può essere questa che si trova incisa sul muretto del portico della Chiesa dei Morti del Ravarolo a Verbello, in provincia di Bergamo. Il metodo quindi che andiamo ad illustrare è la tecnica del frottage. La tecnica presenta diverse modalità di esecuzione. Noi illustreremo quella che abbiamo appreso attraverso un bel libro di Carlo Gavazzi che si intitola Giocare sulla pietra, che tra l'altro scrisse con suo figlio Luca. Il materiale occorrente sono dei fogli di carta da pacco da 60 mg per metro quadro, che è facilmente reperibile nelle cartolerie e ha anche un costo del tutto accessibile, che presenta una faccia liscia e una faccia piuttosto ruvida. Un nastro adesivo che non deve essere il normale scotch e nemmeno quello scuro di plastificato, ma questo che è di carta e ha il vantaggio di aderire alla pietra senza rovinarla. Il foglio verrà adattato alle dimensioni dell'incisione, perciò è utile sempre portarsi un taglierino o delle forbici. La ruvida deve essere fatta aderire alla roccia. La parte liscia sarà quella sulla quale verrà fuori il frottage. Uno dei principali nemici del frottage è proprio il vento, come c'è in questo momento. È per questo che ci serve il nastro adesivo, per poter fissare alla pietra, al supporto su cui c'è l'incisione, il foglio, in maniera tale che poi avremo tutta l'agevolezza di poter eseguire il nostro frottage in tranquillità. L'importanza di usare questi metodi è che non sono invasivi e non danneggiano assolutamente la roccia. Adesso è venuto il momento più importante, che non è quello di eseguire il frottage, ma di fare aderire bene il foglio all'incisione. Vedete che si comincia già a delineare premendo un pochino sull'incisione stessa la sua forma. Se questa operazione è condotta bene, guardando di sbieco il foglio, dovremmo riuscire a vedere chiaramente l'incisione sottostante riprodotta nei suoi particolari. Potremmo usare anche una spazzola, ma abbastanza dura, che rompe le fibre della carta, la quale alla fine, se la roccia è ruvida, somiglierà alla carta di riso. Dall'operazione appena vista si raccoglie un po' di erba o di foglie, si strizzano bene e si passa il tutto con ampi gesti sul foglio. Lo scopo che si deve ottenere è duplice: la carta, permettendo una adesione, un'aderenza migliore e più duratura, e cominciare ad evidenziare in verde pallido le incisioni. Il movimento deve essere il più possibile perpendicolare al suo andamento, così da metterne bene in evidenza il bordo, anziché parallelo, con il che si rischia di colorare anche all'interno dell'incisione, dove la carta deve invece rimanere bianca. Se la superficie rocciosa è piana e liscia, si può saltare questo passaggio e usare subito la carta carbone. Oggi comunque materiale abbastanza introvabile. In mancanza d'altro, o qualora ci si trovi a dover effettuare un frottage in maniera volante, cioè si è trovata un'incisione e non si ha il materiale a disposizione, va benissimo anche raccogliere della terra e passarla sopra. Si ha lo stesso risultato. Ecco, come vediamo, dopo aver passato l'erba e la terra, l'incisione si vede già molto bene, sono delineate le sue diagonali, le linee mediane, il centro e tutta la struttura della nostra triplice. Si vedono persino le iniziali che ha all'interno, vedete la B e un pochino meno bene l'altra lettera. Noi abbiamo usato della terra. Il frottage ha lo scopo di darci una scala 1 a 1 dell'incisione.
quindi ci dà un'immagine bidimensionale, non ha la pretesa di darci sovrapposizioni di incisioni. Segno inciso, vediamo la larghezza e la lunghezza, ma non la profondità. È un'immagine in negativo, la superficie rocciosa integra risulta scura, quella incisa chiara, come esattamente risulta qui. E vedete che vediamo benissimo anche la L adesso e la B, le iniziali che si trovano all'interno di questa curiosa triplice. Avete visto che il risultato ottenuto è discretamente accettabile. Fare anche un'ulteriore operazione che va a sostituire praticamente anche la tecnica del rilievo che vedremo in altra occasione. Si fa una fotografia al frottage, poi sul computer si scannerizza la foto e si mette al negativo. Per eseguire correttamente la fotografia di un'incisione bisogna porsi proprio perpendicolarmente alla stessa. E noi adesso facciamo questa fotografia al frottage, poi successivamente la passeremo al computer e faremo il negativo e vi mostreremo il risultato. Del mezzogiorno non è indicata, è molto più consigliabile utilizzare una luce radente all'alba o al tramonto o addirittura la sera usando una luce artificiale che illumini proprio in modo radente. E questa piccola accortezza è indicata soprattutto per quelle incisioni che ad occhio nudo si vedono poco o male, e per esperienza possiamo dire che è veramente così. Alcune incisioni di giorno si vedevano a malapena, tornando di sera, illuminandole con una semplice pila a livello radente, le abbiamo evidenziate tutte. Un altro strumento utile ai fini di misurare la profondità dell'incisione è il calibro a pettine. Ne parleremo in un prossimo documentario.